In questo meraviglioso periodo di festa non poteva mancare la selezione per la Sicilia orientale di Miss Reginetta d'Italia e Miss Reginetta Over. 18 meravigliose bellezze siciliane hanno sfilato davanti ad un numeroso pubblico introducendo nel vero clima natalizio. Non sono mancati i momenti di moda proposti da Passo Passo, che ha presentato la collezione Le Tute e Borse Sportive, e dello stilista Giovanni Gaetani con la nuova collezione di abiti da sposa che ha incantato la platea. Gianni, possiamo dire che abbiamo chiuso il 2023 col botto, botti anticipati. Sì, botti anticipati anche per noi, ci sta. Intanto complimenti per questa prima collezione di abiti da sposa, l'avevi promesso e l'hai fatto. Sì, tanti sacrifici, un po' di impegno notturno, ma ce l'abbiamo fatta. La campionatura è pronta, ora sta a noi. Il bello ancora deve venire comunque, perché c'è tutta la novità che viene da linea Dolce & Gabbana, sai benissimo, sono stato su a Milano, che vedrete a fine gennaio. Come possiamo spiegare ai nostri amici telespettatori qual è l'abito da sposa di Giovanni Gaetani? L'abito da sposa di Giovanni è l'abito che c'è nei sogni della sposa, non c'è un abito ben preciso, sai, ogni ragazza ha la sua idea e si vede già in un certo modo. Io provo a capire quello che vuole e insieme a lei cerchiamo di realizzarlo. Vedere sfilare i tuoi abiti stasera qui a Miss Reginetta davanti a tantissime persone, che cosa ha significato per te?
È un traguardo importante, perché sai, l'abbigliamento per quanto riguarda la sposa è davvero impegnativo e costoso, sai benissimo, sono stoffe particolari e bisogna stare attenti pure come utilizzarli, quindi sono stato davvero contento e soprattutto di vederli indossati per la prima volta da tante bellissime ragazze. Ma soprattutto invece sono curioso di sapere qual è la cosa più importante, la stoffa, il ricamo, il non lo so, qual è la cosa più importante che abbia la sposa secondo te? Vedere intanto la fisionomia della sposa e insieme a lei cercare di trovare la linea giusta, la sirena, la principessa, sono tutte linee che starebbero bene diciamo a tutte, però riuscire a capire realmente il modello giusto per la ragazza è quello che spero di fare, che cercherò di fare. Dunque oggi a Gioia dei Gaetani c'è anche la sposa, perché ricordiamo che la cerimonia c'è sempre. Sempre, ma sai, la cosa bella è riuscire a fare anche la sposa, perché sai, collaboro con Alta Atelier qua a Barcellona, e riuscire a creare le piccole damigelle uguali alle spose è una cosa bellissima che già mi chiedono, quindi immaginate di poter avere accanto a voi due splendide damigelle con il vostro abito in miniatura, questa è una cosa veramente bella e che spero possa andare. Siamo vicini al 2024, progetti, e cosa ti aspetti al nuovo anno? E penso che già stiamo cercando di partire bene, quindi intanto va bene così. Cerchiamo di crescere sempre di più e di portare più novità all'interno della nostra sartoria. Guarda i nostri amici telespettatori, gli auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo, vai. Tantissimi auguri di Buon Natale e felice 2024. Ciao! Tanti gli ospiti, le tre talentuose finaliste regionali del concorso Talent Kids, Rita Loi, Ilaria Bianchetti ed Irene Ciocanvillari, l'emergente cantautore Il Prof, per la musica il fisarmonicista Vito Piola Spada, e non è mancato il ballo con la Giselle Danza diretta da Laura Anglade. Siamo con Laura Anglade e la Giselle Danza, grandi ospiti qui a Miss Reginetta, danza moderna, danza classica, prima di Giselle Danza che cresce, che si è spostata, perché da Milazzo si è spostata a Barcellona Pozzicotto, però l'input è sempre quello, la grande professionalità. Sì,
intanto grazie sempre per essere stati ospiti vostri questa sera. Come detto, ci siamo spostati da quest'anno appunto a Barcellona e sì, la professionalità per noi è alla base, i nostri insegnanti sono tutti diplomati e le ragazze seguono un percorso professionale. Alcune delle ragazze che hanno danzato questa sera infatti sono state anche all'Accademia in Albania, una delle più importanti accademie, e il percorso di studio è quello della danza classica, come detto, della danza moderna, poi abbiamo anche dei corsi di ginnastica artistica applicata alla danza e il Pilates. Quali sono i vostri punti di forza? Allora, intanto la base, che come abbiamo detto è quella della danza classica, e dopodiché le ragazze devono studiare un po' tutte le discipline per avere una formazione completa. Sicuramente tanto impegno da parte delle ragazze, però ci vuole anche tanto impegno da parte delle maestre. Sì, sì, devo dire che sono accompagnata anche da dei professionisti, io seguo tutti i corsi di danza classica e di ginnastica artistica e poi ho degli insegnanti, Gina Giammello per quanto riguarda la danza moderna e contemporanea, Francesco Buccheri per quanto riguarda il Pilates e l'hip hop anche da quest'anno. Si può ballare a tutte le età, si può iniziare a ballare a tutte le età e perché soprattutto iniziare a ballare? Assolutamente sì, devo dire che è importante iniziare in tenera età sicuramente, però la danza insomma è per tutti, quindi anche in età più avanzata è bene sia per lo spirito, per la mente e poi ovviamente per il corpo. Siamo alle porte ormai del 2024, quali sono i progetti? Ma abbiamo diversi progetti quest'anno, intanto dei concorsi, dopodiché noi solitamente facciamo anche degli esami per le ragazze, proprio durante questi esami loro hanno modo anche di avere delle borse di studio e quindi di studiare anche fuori, e poi verrà il maestro Olti Shakiri anche a fare uno stage con noi a fine gennaio, quindi insomma abbiamo tanti progetti che speriamo di portare a termine per tutto il 2024. Complimenti a Laura Anglade e la Giselle Danza, anche da parte di Laura, gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo, vai! Assolutamente sì, tantissimi auguri di buon Natale e viva la danza sempre! Ciao! Ospite a Miss Reggente Italia, il prof, da modello a cantante, ma come nasce questa passione? Ma questa passione parte proprio da bambino, inizia già in tenera età, l'ho sempre coltivata con l'andare degli anni, poi è arrivato un punto in cui ho detto voglio fare questo e quindi ho iniziato a prendere la cosa molto sul serio. Cos'è il canto per te? Per me è l'espressione massima della libertà innanzitutto, specialmente per il genere che io preferisco fare, che è il rap, che appunto è l'espressione della libertà.
Per il resto è tutto l'insieme di emozioni che si possono provare, positive o negative che siano. Comunque il canto può esternare tutto questo. Stasera hai cantato una canzone inedita e poi una cover di grande successo, dunque spazi un pochettino nel panorama musicale. Sì, esatto. Oltre la mia passione che è il rap, io amo tantissimo i Queen. In questo caso ho fatto una cover di un loro brano famosissimo. Io amo tutta la musica. Diciamo che sono anche la chitarra elettrica da autodidatta, quindi per quello che concerne la musica cerco di muovermi in ogni settore, in ogni ambito della musica stessa. Progetti per il 2024, vai! Progetti, spoileriamo un po'. Allora, ho già pronto un album che sto ultimando qualcosina per farlo uscire, sarà il mio primo album, quindi ci tengo veramente tanto. Entro l'estate del 2024 dovrebbe appunto uscire, non vedo l'ora di farvelo sentire. Intanto complimenti, guardiamo la telecamera, buon Natale, vai! Buon Natale a tutti amici e buone feste, grazie mille! Ciao! Ciao. La giuria alla fine ha reso noto il verdetto con le quattro ragazze che sono approdate alla finale regionale. Sara Miduri con il titolo Autonoleggio Egitto, Emanuela Russo con il titolo Next Casa Agenzia Immobiliare, Erika Lavina Trovato con il titolo Supermercati Conad di Furnari e Giammoro e Martina Lapaglia con il titolo Fiori e Piante di Antus. Per Mister e Genetta Over premiate con il titolo Speedy Pollo Alessandra Bucca e con il titolo Nobis Assicurazione di Falcone Paola Mortelliti. Infine premio speciale a Doriana Mallia che è stata eletta Miss Natale con il titolo La Clinica della Bellezza di Barcellona Pozzo di Gotto. Questa è stata una serata magica perché mi sono divertita con le ragazze, anche con le nuove ragazze che sono state elette finaliste, ho fatto amicizia, ci siamo divertite, abbiamo ballato e comunque essere eletta come Mister Genetta Natale è stata comunque una sorpresa, sembra un orgoglio comunque avere sempre questa fascia e avere questa coppa. Magnifica serata, grazie anche al DJ, al presentatore, alla Annuccia che ci aiuta sempre con la sfilata e tutto. Tra l'altro stasera siete state delle modelle perché avete sfilato per passo passo gli abiti da sposa di Giovanni Gaetani. Qual è stato il momento più bello? Quello più bello appunto quando abbiamo sfilato con gli abiti da sposa dello stilista, stupendo, abiti stupendi, veramente è stato tutto bellissimo. Che 2023 è stato per te e che 2024 ti aspetti? È stato un 2023 molto faticoso, a raggiungere molti traguardi, diciamo che questo è un nuovo traguardo, un nuovo percorso che ho iniziato e spero di arrivare fino alla fine. E per il 2024 mi aspetto tante nuove esperienze come questa. Guardiamo la telecamera, facciamo un saluto. Ciao! È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più per noi. A Natale puoi.